Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia. L'allarme per le truffe agli anziani è scattato anche in Alta Versilia. Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha lanciato un appello alla prudenza. Due colpi a danno di due signore anziane, a cui sono stati sottratti con l'inganno 3.000 euro in contanti in un caso e oro e gioielli nell'altro. E un terzo tentativo, sventato in extremis dalla figlia di un uomo, anche lui, avanti con gli anni. L'emergenza truffe che dilaga in tutta Italia arriva anche a Stazzema. Gli anziani vengono raggiunti da telefonate, colui che telefona si finge essere una persona delle forze dell'ordine, chiede notizie e da lì parte la truffa. Alcuni cittadini del comune di Stazzema sono già stati truffati, derubati di denaro, di oro. Anche Stazzema, che fino ad oggi è un'isola felice, anche qui siamo soggetti a queste truffe. Quindi di avvisare i nonni, i genitori anziani che vivono nei nostri paesi. Le forze dell'ordine non chiedono notizie ai cittadini con una telefonata, hanno altri strumenti e quindi queste telefonate sostanzialmente sono campanelli d'allarme per poi procedere a una truffa agli anziani. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. E ragazzi, aiutate i vostri nonni a stare in guardia. Le persone raggiunte dai truffatori si sono appellate direttamente al sindaco che ha segnalato ai carabinieri di Seravezza il fenomeno. E spostiamoci adesso proprio a Seravezza, andiamo alle Polle di Malbacco perché dopo la visita di Chiara Ferragni sono diventate, diciamo, le star dei social, però c'è anche una polemica per quanto riguarda il prezzo del biglietto del parcheggio. Mentre su milioni di schermi di telefonini dei followers di Chiara Ferragni stanno rimbalzando le immagini della gita dell'influencer alle Polle di Malbacco nel comune di Seravezza, quest'oasi nella natura all'interno della Valle del Serra è al centro anche di una polemica social. Nodo della questione, la tariffa per il parcheggio delle auto nelle zone autorizzate, in vigore da sabato scorso, 3 euro un'ora, 7 per 3 ore e 10 per l'intera giornata. Prezzi definiti da alcuni troppo elevati, mentre sono tanti, specialmente residenti, a reputare giuste queste tariffe. Sulla questione interviene il presidente della Fondazione Terra Medice, a cui il comune ha affidato la gestione del servizio. Non una maniera per fare cassa, spiega Monaco, ma un deterrente per accedere alla zona in auto, essendo presente un servizio di navette gratuito messo a disposizione dal comune. Il parcometro, che non è il primo anno, ma ricordo che è il terzo anno, è stato messo proprio per disincentivare il turista ad arrivare alla Valle del Sella con l'auto. Questo sostanzialmente solo ed esclusivamente per un motivo di sicurezza e di ordine pubblico. Negli anni passati è successo più di una volta che qualche mezzo di soccorso non è riuscito a passare e quindi per evitare problemi di ordine pubblico abbiamo pensato di incentivare il turista mettendo a disposizione una navetta gratuita. Un'oasi questa che rischia di subire il degrado derivante dal turismo di massa, spinto anche dai social, e per la cui salvaguardia l'amministrazione comunale sta lavorando all'ipotesi in futuro di accesso a numero chiuso alla Valle del Serra, sull'esempio di quanto realizzato all'Orrido di Botri. Il nostro obiettivo sarebbe quello di fare un numero contingentato, quindi di creare un biglietto di accesso dove praticamente si può verificare il numero delle presenze e quindi tutelare maggiormente questo bene prezioso. E adesso cambiamo argomento, occupiamoci di arte perché sono stati svelati i vincitori della sesta edizione del Premio Internazionale di Scultura in Rho. Con le opere di Olivia Erlanger, Nicola Martini e Tariq Kirsvanson, svelati sabato sera a Querceta, i vincitori della sesta edizione del Premio Internazionale di Scultura organizzato da Fondazione Arrò. Act 3 di Olivia Erlanger, Omag Tower 7 di Nicola Martini e Reconciliation di Tariq Kisvanson sono le tre opere in marmo inedite entrate a far parte dell'importante collezione di scultura della Fondazione Arrò. Realizzate da artisti vincitori della sesta edizione del Premio Internazionale di Scultura, rappresentano per ognuno di essi una prima volta assoluta con il marmo, come ricordato da Edoardo Bonaspetti, direttore artistico della Fondazione Arrò. Un percorso dedicato allo sviluppo e alle potenzialità del marmo. In questo caso i tre vincitori sono tre artisti giovani di grandissimo talento.
E abbiamo Tariq Swanson, di origini palestinese ma cresciuto in Svezia tra Svezia e Parigi, e Oliver Langer, artista americana, e Nicola Martini, italiano di Milano. Il presidente di Enro ha sottolineato come in questi anni le interazioni tra tecnologia e figurazione hanno composto uno scenario in costante evoluzione. Siamo veramente soddisfatti anche di aver aggiunto già 6 edizioni, vuol dire 12 anni di storia che ci siamo lasciati alle spalle. Questa è un'edizione importante, abbiamo premiato questi 3 giovani internazionali, le sculture sono di grande talento, giovani che non avevano mai lavorato il marmo. E adesso ci spostiamo a Carrara, dove è stato un successo la prima edizione del Festival della Creatività, circa 3.000 le persone partecipanti. 3.000 presenze, 300 pasti serviti, 70 postazioni di artisti, artigiani e performer per una manifestazione spalmata su 3 quartieri storici e che ha visto protagoniste 15 città creative UNESCO. Bilancio positivo per la prima edizione di CART Creativi in Dialogo, il Festival della Creatività organizzato dal Comune di Carrara con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. A fare da setta la manifestazione i quartieri di Grazzano, Baluardo e Cafaggio e la via Cariona nella zona vecchia della città. Qui performer, creativi e artisti di Carrara e delle altre città creative UNESCO hanno dato vita a un lungo percorso mettendo in mostra i propri lavori, ma anche sperimentando e innovando. La magia si è riusciti a disseminare in quei quartieri credo che sia arrivata a tutti e l'amministrazione è molto orgogliosa di questo risultato. L'idea importante che c'è dietro è quella di portare fuori l'idea di Carrara Città Creativa UNESCO, di farla vivere pienamente alla nostra città. Ci auguriamo possa diventare un festival caratteristico e che possa avere continuità. Tra le iniziative più suggestive la Carrareccia, una tavolata da 100 metri lungo via Carriona, dove 300 persone hanno potuto gustare i piatti della tradizione carrarina accompagnati dall'acqua della mitica Sirenetta. E restiamo a Carrara perché è visitabile ancora fino al 26 luglio la mostra allestita in comune dal titolo Un abbraccio per la pace, i disegni dei bambini di Carrara e della Cina. Si intitola Un abbraccio per la pace, la mostra di disegni esposta nella sala di rappresentanza del comune di Carrara, nata da un'idea dell'artista cinese Wu Huiming in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune e l'appoggio dell'Accademia di Belle Arti di Vittorio Guidi. La mostra è stata realizzata grazie all'espressione artistica di 16 ragazzi e ragazzi tra i 6 e i 17 anni di Carrara e oltre 300 loro coetanei di diverse città cinesi. I ragazzi cinesi che hanno partecipato a questa mostra sono circa 300, e vengono praticamente da 6 città diverse, e sempre appoggiato su questa organizzazione, quindi abbiamo veramente avuto tantissimo onore di ospitare questi ragazzi di Pechino, di Shanghai, di Tianjin, Hangzhou e Nanchino anche. Questa organizzazione si chiama LAIE, L-A-I-E, e l'hanno portato i ragazzi cinesi in tutto il mondo a partecipare delle mostre integrando con i ragazzi locali. La mostra sarà visitabile fino al 26 luglio negli orari di apertura del comune, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17. Carrara è d'altra parte, come ripeto spesso, una città creativa dell'UNESCO dal 2017 e quindi creare questi ponti anche culturali attraverso la cultura, l'arte in generale è una missione che le compete, quindi accogliere questa mostra è stato un doppio piacere, quindi spero che insomma il messaggio possa arrivare, ci sono tantissimi disegni bellissimi, coloratissimi, che raccontano questo tema importante. Adesso ci spostiamo a Pietrasanta perché sabato sera gli scatti sui social hanno catturato al Versilia Golf Club l'evento in stile rinascimentale
organizzato da Bici Arredamenti. La serata è stata orchestrata dal padrone di casa Bruno Cardin e dal suo socio Luca Camoni. All'evento hanno partecipato imprenditori, VIP e giornalisti. Questa è la quinta edizione degli eventi organizzati da Bici Arredamenti, ma questa volta con un tema rinascimentale, grazie anche al patrocinio del Comune di Pietrasanta. Gli invitati hanno potuto ammirare le statue del Museo dei Bozzetti, mentre numerosi artisti e cantanti hanno intrattenuto gli ospiti fino a tarda notte. E chiudiamo con la nostra programmazione, perché per il quinto anno consecutivo al Caffè della Versiliana sarà ospite la Fondazione Ragghianti di Lucca. In onda alle 22.30 l'incontro con Alberto Fontana e Paolo Bolpagni, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Ragghianti, intervistati dalla giornalista Maria Latella, scrittrice, blogger, conduttrice Pescai TG24 e Radio 24. A partire dall'esperienza della storica istituzione lucchese, il dialogo verterà sul nuovo grande progetto del Centro delle Arti, che dal 2026 segnerà l'ulteriore ampliamento di un'attività culturale ed espositiva già intensa. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata a Viareggio e alla Versilia del TG Noi. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.